Ciao a tutti, oggi vi parlo dei Tots Bots Aio. Allora, io li ho amati tantissimo con la mia prima bimba, quindi con le prime esperienze che ho fatto, ne ho comprati un bel po', anche delle versioni precedenti che erano meno performanti e lo adoro un sacco, mi piacciono tantissimo. Allora, particolarità di questo pannolino, in realtà è un prodotto molto molto semplice. Abbiamo una parte impermeabile e loro fanno solo chiusura velcro con i resize frontali, quindi i bottoncini frontali che una volta chiusi riducono il giro coscia e quindi la taglia che si viene a creare è inferiore a quella che avremo con tutti i bottoncini aperti, quindi segue la crescita del nostro bambino. Diciamo, io non consiglio mai di iniziare prima dei 5-5,5 kg, anche se certi pannolini ti dicono che si può fare, perché comunque, soprattutto chi ha il primo figlio, quando passa dall'usa e getta al lavabile, anche se è impostato per un bambino, diciamo, piccolino, può spaventarsi dell'ingombro, quindi è meglio che siano già un po' più grandicelli prima di passare di taglia unica. Come dicevamo, chiusura velcro e all'interno semplicemente un inserto. Un inserto cucito, in questo caso l'hanno fatto dello stesso colore dell'esterno, prima erano tutti bianchi, anche se l'esterno era colorato, invece adesso, siccome hanno fatto la linea di fitted con questa fantasia, con le fantasie queste qua, con le sagome, l'hanno associato, facendo appunto anche l'interno colorato. Essendo tutto materiale, diciamo, come si dice, certificato, non ha alcun tipo di problema al contatto con la pelle o con l'ammoniaca della pipì, quindi se proprio avete il timore potete anche rigirare l'inserto in questo modo, in modo da avere appunto il bianco a contatto. Il materiale a contatto è un rayon di bambù e poi del poliestere. La parte assorbente è solo quella centrale, diciamo che questa può essere definita l'unica pecca di questo pannolino, però è anche giusto così, nel senso che quasi tutti i pannolini, se non sono fitted, assorbono centralmente e lateralmente, se il bagnato va sul bordo, si bagnano. Quindi l'importante è che la parte centrale sia abbastanza assorbente in modo che non vada a bagnare la parte laterale. Nei primi mesi o comunque nel primo anno non c'è assolutamente bisogno di aggiungere altro, ma il fatto di avere questa tasca a disposizione vi permette di modificare l'assorbenza un po' a piacimento e seguendo appunto le esigenze della crescita. L'altra particolarità che ha introdotto l'azienda recentemente è l'utilizzo della filiera del riciclo, per cui la parte esterna che di solito veniva prodotta con materie plastiche, comunque adesso viene creata grazie al riciclo delle bottiglie, per cui per fare questo pannolino sono state utilizzate due bottiglie di plastica che sono andate appunto buttate per il riciclo. Infatti potete vederlo anche nell'etichetta. Questo è un ottimo modo per far sì che anche la spazzatura, che non si riesce, diciamo, a evitare in un certo senso, finisca in qualcosa di positivo. Che altro dire? Essendo materiale naturale, a contatto con la pelle il bambino sentirà bagnato. Se volete invece mettere un velino stay dry per tenere la pelle asciutta, avendo questa taschina blocca inserti, sarà più facile tenerlo fermo. Comunque sia, dal momento che il pannolino si chiude ed è chiuso bene, nulla di ciò che potete aver aggiunto a questo pannolino vi darà problemi di vestibilità. È morbidissimo e l'ingombro è molto molto ridotto. Contate che adesso i resize sono tutti chiusi. Se lo apriamo e lo stendiamo un po' di più, l'ingombro si riduce ancora. Comunque sono veramente dei pannolini ottimi. Vengono dall'Inghilterra, speriamo che con la Brexit non ci siano grandi casini di importazione, perché sarebbe veramente un vero peccato perderli.